Donna Francesca mette soldi fronte ad una scelta, mentre il matrimonio tra Severo e Candela entra in crisi. Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Segreto, trasmessi da lunedì 9 a venerdì 13 luglio, svelano che il rapimento di Carmelito sconvolgerà Puente Viejo, mentre Donna Francesca scoprirà la vera identità di Prudencio e Sonia. Proprio quest'ultimo sarà ricattato dalla matrona, i rapporti tra Severo e Candela diventeranno sempre più freddi. Infine Giulietta farà una grave accusa nei confronti di Carmelo. Il segreto anticipazioni, Carmelito rapito, Francesca scopre la vera identità di Sol e Prudencio. Carmelo e Adela diventeranno marito e moglie davanti a Dio e dagli uomini, mentre Candela lascerà Carmelito alle cure di Venancia, in quanto ha accusato un leggero rialzo termico. Intanto Sol verrà messo in una cella di isolamento, mentre la Montenegro cercherà di capire i suoi capi d'accusa. Prudencio svelerà a Francesca ed al vecchio locandiere la sua vera identità. La matrona scoprirà che Sol è rinchiuso ingiustamente in prigione, dove quest'ultimo racconterà tutta la sua verità a Giulietta, accorsa in suo aiuto. Candela troverà Venancia incosciente al suolo e la culla di Carmelito deserta. Severo organizzerà una battuta di ricerca per ritrovare il figlio. Dolores riceverà una missiva dove Pedro le chiederà il divorzio. Infine la madre di Ippolito firmerà i documenti, mentre Sol giurerà a Giulietta di essere estraneo ai fatti. Donna Francesca ricatta Sol. Giulietta accusa Carmelo. Severo e Carmelo si recheranno alla villa per chiedere a Donna Francesca di aiutarli a trovare Carmelito. A questo punto Raimundo invierà una squadra di uomini con a capo Maurizio Godoy per aiutare il sindaco di Puente Viejo. Purtroppo Carmelito scomparirà nel nulla, mentre Dolores cederà alla passione con Tiburcio dopo aver firmato gli atti del divorzio. Intanto Prudencio deciderà di raggiungere Madrid per cercare un testimone capace di aiutare il fratello. Donna Francesca si recherà in prigione a fare visita a suo pupillo. Candela spererà che Venancia esca dal coma il prima possibile, con la speranza che le riveli cos'è successo a Carmelito. Intanto Nazaria si metterà a piangere dopo il ricevimento di una lettera misteriosa, mentre il matrimonio con Godoy farà acqua da tutte le parti. Giulietta accuserà Carmelo di aver denunciato Sol. A questo punto il sindaco di Puente Viejo negherà con forza ogni addebito, le nozze tra Severo e Candela andranno in crisi dopo il rapimento del neonato, visto che la Mendizaba l'accuserà il latifondista di averla portata a Puente Viejo, dove Donna Francesca ha messo le mani sul loro piccolo.